La Groenlandia è l'isola più grande del mondo. Tra nord e sud ci sono circa 2600 chilometri e sono oltre 1000 i chilometri che separano est e ovest. Groenlandia, in lingua inuit, è chiamata Kalaallit Nunaat, che significa terra degli uomini, in quanto gli inuit credevano in passato di essere gli unici abitanti della terra. La Groenlandia, in danese, così come in inglese, significa terra verde, Greenland, nonostante oggi di verde non ci sia quasi più nulla. Ricerche scientifiche hanno invece dimostrato che, almeno fino all'ultima glaciazione, non tutto il territorio fosse coperto dai ghiacci, ma che nella zona sud fossero presenti foreste e vegetazione varia. L'80% della superficie groenlandese è coperta dalla calotta polare, un'immensa distesa di ghiaccio dello spessore fino a 3000 metri. Eppure, questo gigante di rocce e ghiaccio è molto fragile e risente drammaticamente del riscaldamento globale in atto sul nostro pianeta. Il progetto sul cambiamento climatico in Groenlandia nasce nell'estate 2019, quando per la prima volta ho visitato quei luoghi. È stata una scoperta incredibile. Una natura assoluta, roccia, ghiaccio, vegetazione in competizione fra loro, ma in un equilibrio dinamico perfetto. Eppure, di fianco a questa bellezza, bellezza selvaggia, bellezza assoluta, si notano dei fenomeni preoccupanti: temperature anomale, precipitazioni improvvise, rotture di ghiacciai, apertura di crepacci in modo repentino. E tutto questo è da attribuirsi al riscaldamento globale in atto sul nostro pianeta. Eppure l'uomo in queste zone è presente solo marginalmente, quindi diciamo che la fenomenologia è provocata dal resto del mondo nostro, che con lo stile di vita che fin qui ha adottato ha accelerato ed esasperato i fenomeni climatici fino a portarli ai livelli attuali. Cosa fare dunque? Quale potrebbe essere un nostro comportamento più green? Beh, basterebbe poco, basterebbe adottare piccole accortezze, come ormai la letteratura ci insegna. E allora lo scopo di questo progetto qual è? È quello di sensibilizzare portando una testimonianza diretta di quanto osservato in loco, confrontando poi la documentazione fotografica, video raccolta con immagini di repertorio di anni fa, in modo tale da dimostrare, seppur in modo qualitativo, il differente stato di conservazione dei luoghi e in particolare il differente stato di conservazione dei ghiacci. Questo progetto si sviluppa su due stagioni, luglio 2022 e 2023, e prevede di raggiungere tre punti chiave del Golfo di Sermilik nella Groenlandia sud-est, a partire dalla base logistica del villaggio di Tinetikilla. La Groenlandia gioca un ruolo cruciale nella meteoclimatologia e nella circolazione generale dell'atmosfera dell'intero pianeta. Pensiamo che le eruzioni di aria fredda in Italia spesso provengono proprio da quelle zone. E la meteoclimatologia però condiziona in primis una spedizione scientifica, alpinistica, divulgativa, ed è per questo che durante il progetto sono stati emessi dei bollettini meteorologici speciali mirati all'area della spedizione, che hanno consentito di individuare il rischio, che poi si è concretizzato e si è verificato, di eruzioni di aria fredda, di nevicate, di maltempo e di scarsa visibilità proprio nei giorni in cui era prevista l'escursione sulla piattaforma glaciale. Questo ha consentito di svolgere l'attività in sicurezza, tutelando prima di tutto la sicurezza dei partecipanti.
Le zone polari, incluse in primis la Groenlandia, sono fra le aree più sensibili ai cambiamenti climatici, cosiddetti hotspot, punti caldi, punti nei quali l'aumento delle temperature è più accentuata e il motivo è proprio la fusione dei ghiacci. Quando viene a mancare ghiaccio diminuisce la riflettività dei raggi solari, quello che in termine scientifico si chiama albedo, e quindi si amplifica l'aumento della temperatura. Questo si chiama proprio amplificazione artica. D'altronde negli ultimi anni la Groenlandia ha visto cambiamenti climatici veramente accentuati e accelerati. Nell'agosto del 2021 per la prima volta una stazione meteorologica ha osservato al top del plateau, oltre 3.000 metri, addirittura pioggia. Non si era mai verificato quelle quote, almeno da quando esistono osservazioni. E nel corso di giugno e luglio del 2022, durante i giorni della spedizione, però posto la situazione era anomala fredda. C'è stata una persistenza più a lungo degli altri anni di masse d'aria fredde, mentre viceversa nel recente mese di settembre e di ottobre la Groenlandia ha sperimentato record di temperature di caldo. Per questo che studiare quello che avviene, osservare i ghiacci, magari in un futuro progetto anche portare strumenti, è fondamentale per tutelare queste zone, per tutelare i popoli indigeni che abitano in queste zone e per adattarsi anche, oltre che mitigare, il rischio dei cambiamenti climatici. Dal 2005 il paese di Tinitikila è la base e il punto di partenza delle nostre escursioni. È un insediamento tipicamente groenlandese che si accosta al fiordo di Sermilik, uno dei più bei posti della Groenlandia orientale. Negli anni passati, durante le varie escursioni sulla calotta polare, abbiamo visto la continua riduzione del ghiaccio e in conseguenza la trasformazione dell'ambiente artico. Nell'estate del 2022 abbiamo raggiunto un ghiacciaio a circa 3 ore di cammino dal paese di Tinitikila. Qui le osservazioni del meteorologo Luca Lombroso trovano un'impressionante conferma. Questo gigante bianco negli ultimi decenni ha cambiato decisamente il suo volto. La murena ormai si estende sempre di più e per raggiungere la superficie bianca bisogna portarsi molto in alto. Da diversi anni ormai il ghiaccio invernale nel mese di luglio già scompare e dà luce al ghiaccio dei millenni passati. La superficie grigia assorbe i raggi del sole, mentre la superficie bianca li aveva respinto. Questo processo in atto rafforza velocemente lo scioglimento dei ghiacciai. La Pusserahyk, un ghiacciaio situato nel fondo del fiordo di Sermilik. Nel corso degli anni, l'arretramento del ghiaccio che faceva da diga fa sparire anche gran parte di un enorme lago della valle dietrostante, luogo di pesca e di caccia dei groenlandesi. Adesso ormai il ghiacciaio si è ritirato completamente e il lago d'acqua dolce è sparito. Dappertutto i ghiacciai e il nostro mondo si trasforma e cambiano anche le stagioni di caccia. La caccia, che ancora oggi sono la base della nostra cultura e di sopravvivenza. Prima il ghiaccio si chiudeva già nel mese di novembre, ma adesso per i cani da slitta i fiordi non sono più accessibili prima di dicembre ed in primavera il ghiaccio che teneva fino a maggio si apre ormai già verso la fine di aprile.
Però in confronto la stagione di caccia e di pesca estiva si prolunga e noi groenlandesi sappiamo come adattarci alla natura. Lo abbiamo sempre fatto anche nelle generazioni precedenti. Nel luglio 2023 prevediamo, partendo dal fiordo di Sermelik, di raggiungere il confine della calotta groenlandese a circa 900 metri di altitudine, proseguendo poi sul ghiaccio immenso con l'obiettivo di raggiungere un marker antropico posto circa 80 anni fa al margine della calotta nella zona più a nord del fiordo. Sul tragitto effettueremo le osservazioni per valutare gli effetti del cambiamento climatico sullo stato di conservazione della calotta polare. I cambiamenti climatici sono la più grande sfida che ha in corso l'umanità. Nella recente conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP27, che si è tenuta in Egitto, il segretario generale dell'ONU ha affermato che siamo sull'autostrada per l'inferno con il piede sull'acceleratore. Cosa significa? Che siamo lontani dall'attuare gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. Alle mie spalle vedete appunto gli obiettivi Agenda 2030 delle Nazioni Unite a partire dal 13 azione climatica. E per l'azione climatica è fondamentale la consapevolezza e la partecipazione di tutti. Siamo tutti parte della soluzione attraverso buone pratiche ambientali che sono una parte fondamentale per supportare e per attuare quello che verrà deciso nei prossimi vertici sul clima, che deve indirizzare assolutamente la nostra società verso la transizione energetica, verso l'abbandono dei combustibili fossili e fermare la deforestazione. Solo così potremo tutelare e attuare uno sviluppo sostenibile e anche tutelare e preservare zone cruciali come le zone polari e la Groenlandia. Le osservazioni svolte durante il progetto forniscono una testimonianza diretta degli effetti del cambiamento climatico, una vera e propria emergenza che riguarda tutto il pianeta, nessuna zona esclusa. La Groenlandia non fa eccezione e quanto appurato nel luglio 2022 fornisce un'idea precisa di come il riscaldamento globale ricomprenda anche queste terre, causando fenomeni impattanti e per alcuni versi purtroppo irreversibili. Le previsioni per l'obiettivo 2023, ovvero la valutazione dell'arretramento dei ghiacci della calotta polare, non sono certo ottimistiche, perché sappiamo che confermeranno questo trend. Ed è proprio per questo, quindi, che dobbiamo impegnarci tutti affinché ci sia una reale inversione di tendenza finalizzata a preservare il nostro habitat. Dobbiamo quindi rassegnarci, o peggio, abituarci all'ineluttabilità dei fenomeni climatici. E sta a noi, e solo a noi, agire per fermarli.